La scorsa settimana è stato annunciato dai vertici UCI la sede, quale sarà la sede dei prossimi campionati mondiali unificati di ciclismo, una rassegna quadriennale che convoglia le discipline iridate di strada, pista, BMX e mountain bike, cioè tutto il mondo UCI, ciclocross escluso, in un unico evento della durata di circa 2 settimane. Sarà infatti Glasgow, la città che alla fine dell'agosto 2023, sì, bisognerà aspettare un pochino, ma questo lo si sapeva, insomma, sarà Glasgow che avrà onere e onore di ospitare l'evento, buona sostanza con alla base il lavoro già fatto durante i campionati europei della stagione appena passata. Sull'argomento noi eravamo balzati qualche mese fa, quando era stata proclamata la volontà di istituire questa competizione all'interno di quella che era stata chiamata Agenda 2022 dell'UCI, e avevamo snocciolato sulle piedi quelli che potevano essere elementi a favore, ma anche le criticità del campionato unificato. E sull'argomento torniamo oggi, con una cognizione di causa maggiore alla luce della conoscenza, se non altro della location dove avrà luogo la manifestazione, con la possibilità quindi di avere un'idea dei percorsi, delle prove su strade di mountain bike, chiaramente non ci riferiamo alla pista, questo per quanto concerne l'aspetto tecnico, ma anche una migliore, si spera, dopo quasi un anno di podcast, comprensione delle dinamiche che muovono il mondo del ciclismo e della sua evoluzione a sport del XXI secolo, almeno nelle intenzioni dei padri padroni della baracca. Bene, con questo concludo e vi introduco ai temi caldi di questa settimana di ciclismo. Ciao a tutti e a tutte e benvenuti al 60° episodio di Cycling Chronicles. Io sono Giacomo Lini e sono uno dei conduttori di questo podcast. Dico uno dei perché con me c'è, unico e solo, questa sera Giuseppe Campolo, meglio noto come Primo. Ciao Primo, come va? Ciao Giacomo, un saluto anche ai nostri ascoltatori. Siamo tornati soli soletti, ogni tanto lo perdiamo per strada, però siamo fiduciosi che questo nel 2019 non accadrà con la stessa frequenza con cui è accaduto alla fine del 2018. Stiamo cercando di ammaliarlo al nostro doc. Mandiamo un saluto. Ti riferisci a Vincenzo? Esatto, ti riferisci chiaramente a Vincenzo delle Donne, che salutiamo, e per il quale, se avremo tempo di arrivare a parlare anche della Vuelta Valenciana, ci saranno un paio di piccole sorprese. Una nota e una magari non nota, proprio come settimana scorsa. Comunque, partiamo da questi campionati mondiali unificati di ciclismo. Insomma, mesi fa noi avevamo approcciato questo argomento trattando quello che avevamo chiamato il volantino dell'UCI e, al di là del riconoscere che si trattava di una delle poche cose programmatiche di sostanza contenuta in questa agenda 2022 dell'UCI, ci eravamo soffermati su una proposta che pareva, da un certo punto di vista, molto affascinante per quanto riguarda i contenuti delle competizioni in gara, ma che si scontrava con due criticità che erano emerse dalla conversazione che avevamo avuto. Era il nostro episodio numero 18, io lo linkerò nei commenti e nelle informazioni di questo episodio, se mi ricorderò di farlo, ma dovrei ricordarmi di farlo, ed era in particolare la prima parte di questo episodio. Comunque, ho detto due criticità. In primo luogo, una cosa che aveva sollevato Vincenzo, proprio lui che oggi non c'è, c'era il problema del rischio di avere una mancanza di competitività di alcune discipline a discapito della competizione su strada, che tende un po' sempre a fagocitare tutto quanto. In primo luogo si parlava in particolare delle competizioni su pista, ma anche solo l'idea, oggi come oggi, se torniamo indietro di una settimana e al mondiale di ciclocross, di vedere quel fenomeno di Mathieu Van Der Poel sacrificato tra strada o mountain bike, spaventa un pochino gli appassionati. E in secondo luogo c'era il problema degli oneri economici. Non so, tu sei con me su quello che è il punto della situazione? Ma, Primo? Sì, diciamo che quell'episodio 18 è una buona base da cui partire. Ovviamente era una prima parte dedicata appunto a quello che era stato definito come il volantino dell'UCI, poi il discorso si era soffermato sul mondiale all around, mondiale unificato, perché come hai ricordato tu stesso era di fatto uno dei pochi aspetti di sostanza. Tu volevi parlare tutto il tempo del protocollo di abiti che dovevano avere le persone che partecipavano alle premiazioni, ma invece ci siamo soffermati sul mondiale unificato UCI. Mi spiace, Primo. Guarda, in realtà sull'aspetto si potrebbe aprire un interessante discorso che noi abbiamo deciso di troncare, di recidere alla base quando hai fatto quell'introduzione su Case sull'affair Case e Quickstep nel corso dell'ultimo episodio. Abbiamo deciso di non parlarne, però ecco, sarebbe interessante riallacciarci per capire quali debbano essere le priorità d'immagine
Ma a parte questo, a parte la tua battuta, ora non ho intenzione di fare il riassunto, così magari i nostri ascoltatori andranno a recuperarselo col 18° episodio, però è una buona base di partenza, perché effettivamente erano state fatte da parte nostra le osservazioni che in questa sede possono essere riproposte. Tra queste osservazioni, i due elementi critici che hai ricordato tu stesso, quello relativo all'imponenza degli oneri economici che devono essere assunti evidentemente da parte dell'organizzazione e potrebbero comportare viene di principio difficoltà a trovare soggetti in grado, capaci o comunque disposti ad addossarseli, e poi quel discorso multidisciplinare che aveva tirato fuori Vincenzo, stupendoci in diretta, no, c'era niente di preparato, era un'idea che il Doc aveva tirato fuori dal cilindro, che effettivamente ci stava. Sono due problematiche, io sono d'accordo con quello che dici, che restano a distanza di un anno, non vengono attenuate da nulla, restano. Diciamo che è aumentata da parte nostra, fino a schiacciare quelle due problematiche, il fascino che è aumentato il fascino che abbiamo subito, specialmente voi che eravate più scettici dal trovarvi di fronte a questo mondiale che adesso pare realmente realizzato. Sì, non so come la pensi, come la veda Vincenzo in materia. Io, a distanza di 7 mesi, indietro, facendo un salto indietro nel tempo, mi ero trovato d'accordo con lui, in particolare per questa osservazione che aveva lanciato sulla competitività di alcune discipline. Mi sembrava un'osservazione pertinente, mi sembra ancora un'osservazione pertinente. Però a distanza di 7 mesi, questa volta in avanti, rispetto a quel giorno, la mia opinione è cambiata, e non nella misura appunto in cui io non creda che questi elementi di criticità non siano elementi legittimi, questo l'ho già detto, ma d'altra parte, secondo me, una manifestazione del genere costituisce una sorta di occasione incredibile e imperdibile per le discipline che fanno da spalla, da sparring partner, mettiamola un po' come vogliamo, al ciclismo su strada, maschile in particolare, per crescere e per smuovere tantissimo interesse tra gli spettatori. Fermiamoci un attimo a riflettere su cosa costituisce il mondiale di ciclismo oggi per appassionati e o semi-appassionati. Fondamentalmente è una competizione, è una manifestazione della durata di una settimana che viene guardata, lo dicevi proprio tu in quell'episodio, viene guardata tutta, cioè si guardano tutte le gare perché sono belle tutte, no? Mi ricordo che dicesti questa cosa e non me lo ricordo solo perché oggi sono andato a riascoltarmi l'episodio. Sì, un po' come l'Olimpiade, forse dicevo, tiravo fuori questa cosa. Magari c'è un'ora prima, ti guardi anche la pista, anche se non sei portato a guardarla. Sì, sì. In attesa che arrivi la strada che ti interessa. Ed eccoci. La liaison era quella. Eccoci al punto fondamentale, e cioè l'attenzione che il mondiale, quello che si disputa oggigiorno, riversa su competizioni femminili under 23 e sulle due competizioni juniores per genere, è altissimo. Cioè, non facciamo gli gnorri del caso. Noi l'anno scorso abbiamo fatto un episodio in cui avevamo parlato di Remco e Evenepoel, però dopo non è perché noi siamo stati bravi e non lo abbiamo scoperto, visto che ne abbiamo già parlato qualche tempo fa, non lo abbiamo scoperto noi Remco e Evenepoel. Ma se ci si sono fiondati anche media, diciamo così, più generalisti, come la Gazzetta dello Sport, che ha parlato di questo nuovo fenomeno che si abbatteva sul mondo del ciclismo, o quel simpaticone che ha creato la pagina Remco Evenepoel vince cose, che di cui tu sei diventato felicissimo follower, piuttosto che il ciclismo ignorante che fa un sacco di meme su Remco eccetera eccetera eccetera, è stato perché siamo stati in grado di vederlo ai campionati del mondo. Cioè, la sua prestazione più eclatante nell'anno da juniores non è stata quella dei mondiali, resta quella dei campionati europei, in cui è dato 9 minuti al secondo. Però noi l'abbiamo visto i mondiali, abbiamo guardato i mondiali perché destava interesse la competizione mondiale, e abbiamo avuto modo di vederlo questo Remco. E la mia speranza in tal senso per un mondiale unificato è proprio quella di spostare quell'attenzione mediatica che per una settimana all'anno caratterizza le strade di una qualche città del mondo, anche su sentieri e velodromi. Questo è quello che spero, su quelle discipline che sono meno conosciute e che hanno meno risalto, ma spesso sono in grado di offrire storie e contenuti tecnici di natura veramente altissima e notevole. Questa è un'osservazione veramente acuta. Io, grazie. No, ma infatti No, davvero, sono serio, non vorrei offenderti dicendoti che sei un ragazzo intelligente, non vorrei offenderti perché sai benissimo cosa penso di te, a parte queste sviolinate che poi verranno riproposte anche in sede, ma sai che cosa pensavo? Ma guarda, è vero che noi non abbiamo scoperto Remco e va sottolineato sempre, esattamente come non stiamo dicendo stasera di aver scoperto il mondiale di Glasgow, semplicemente non avevamo niente da fare l'anno scorso in mezzo a tutte quelle
amenità del volantino UCI, abbiamo parlato anche di questo, era annunciato, quindi non è la Sì, corsa a sì. prendere meriti che non sono nostri. Semplicemente quello che tu dici è molto acuto, perché io ricordo quando noi abbiamo parlato di Remco, ma ne abbiamo parlato perché altri ne parlavano, anche noi ne abbiamo parlato perché altri ne parlavano, una sorta di passaparola, di tam-tam, chi segue da vicino i giovani, però nessuno sa in quel periodo, perché Remco esiste anche al di là di quel mondiale che lo ha mostrato, nessuno ha detto, attenzione ragazzi, vedete che c'è uno che sta correndo tra gli junior, che dà 10 minuti al secondo. Allora, sapete che facciamo? Se avete mezz'ora, noi vi mandiamo su Rai Sport, piuttosto che su questo streaming pirata. Cioè, noi vi mandiamo comunque in onda e ve lo annunciamo prima, quindi diamo un po' di pubblicità e vi diamo la possibilità di vedere un ragazzo per cui poi ci sarà un mondiale, per cui dopo ci sarà la Quick Step. Cioè, è un'osservazione acuta, perché effettivamente sono contesti che fanno vedere delle cose anche al grande pubblico o a un pubblico generalista, cui altrimenti il pubblico generalista fatalmente si disinteresserebbe o non si interesserebbe, perché veramente non è possibile, non è ammissibile che anche solo il pensiero di chiedere a tutti lo stesso grado di attenzione nei confronti delle cose. Ma però non si deve nemmeno parlare... corretto... Ma penso, sì, non è neanche credibile, capito? Se si deve parlare di crescita del ciclismo, che è un discorso legato alla crescita del ciclismo, l'occasione del Mondiale di Glasgow, io credo, Giacomo, che sia la vera occasione di procedere a quel pensiero molto effervescente di Lappartian, di rendere il ciclismo lo sport del XXI secolo. Però, ecco, è un'occasione di crescita fornendo a un pubblico generalista quelli che sono prodotti ancora fruiti da un pubblico di nicchia. Quindi la grande intelligenza sta in questo, e tu chiaramente lo sottolini stasera, credo che sia anche la ratio di una rassegna di questo tipo, ed è veramente l'aspetto da lodare. Ma guardiamo le cose anche in una prospettiva nazionale e nazionalistica, anche se è una cosa che tu sai che non mi piace particolarmente fare, ma può essere anche sensato pensare alla prospettiva di un pubblico di nazione italiana che è ragionevolmente interessato alle prestazioni degli atleti italiani. Cioè, l'anno scorso Gerhard Kerschbaum è riuscito a ottenere un fantastico argento nella prova di cross country dei campionati del mondo di mountain bike, dopo aver vinto anche gara in Coppa del Mondo, insomma, dopo essere riuscito ad arrivare sul podio in più occasioni, a dare del filo da torcere a niente poco di meno che Nino Schurter. Di questo ne abbiamo già parlato a suo tempo. L'esposizione a cui è stato esposto, scusate la ripetizione, Kerschbaum è stata pochissima relativamente al risultato che ha ottenuto. Quando un ragazzo che probabilmente è riuscito in un contesto molto più esposto, di nuovo, perdonatemi, mediaticamente, come Marco Aurelio Fontana, quando nel 2012 riuscì a ottenere il bronzo olimpico, di fatto ha costruito una carriera su quell'evento. E con questo non voglio sminuire la figura di Fontana, che ha fatto tantissimo per la mountain bike in Italia. A proposito, ha annunciato che quest'anno non correrà più, cioè si impegnerà in un altro progetto legato all'utilizzo delle biciclette elettroniche, delle e-bike. E quindi ne approfittiamo per salutarlo, ed è veramente un ragazzo che ha fatto tanto per il ciclismo italiano, per il fuoristrada italiano in tutti i sensi. Immagina cosa avrebbe potuto essere per Kerschbaum il fatto di ottenere un piazzamento del genere in un mondiale di natura unificata, in una competizione che dura 2 settimane, su cui sono portati gli occhi di tutti quanti. No, volevo soltanto dire su Fontana, benché sia abbia sempre operato in un settore che non è stato il settore di mio peculiare interesse, non capisco, ho letto delle critiche a Fontana anche per questo nuovo progetto, cioè, ma non capisco perché in Italia si debba criticare sempre tutto e tutti. Beh, questa è l'osservazione della serata, cioè, ho letto in rete una serie di critiche, ora non capisco il motivo, comunque vabbè, a parte questo... Comunque, mi veniva in mente una cosa mentre parlavi, e mi veniva in mente Galeazzo, tiro con l'arco. Cioè, qualcuno avrà iniziato a seguirlo nel momento in cui le Olimpiadi hanno offerto, tra le altre cose, le sue prestazioni e la vittoria della medaglia olimpica. Cioè, nel senso, è proprio quello che dicevo in precedenza, offrire a un pubblico generalista quello che in realtà sarebbe un prodotto di nicchia. È l'unica speranza per far crescere il movimento nella sua interezza.
Sì, è l'unica speranza. Non so se, correggimi se malinterpreto quello che dici, lo dici in una prospettiva quasi, negativa e drammatica, ma a me invece, cioè, più ci penso e più sembra qualcosa.